Ogni mattina a Roma un assessore si sveglia e sa che dovrà correre via dalla giunta Marino. Ogni mattina il sindaco Marino si sveglia e sa che dovrà correre a cercare un nuovo assessore. Non importa che tu sia Marino o assessore, comincia a pulire Roma, direbbe Alessandro Gassman, che ha lanciato su Twitter questa iniziativa molto discussa. Roma sono io. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Cusano Campus. Buongiorno a Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, che è in collegamento con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Taverna, buongiorno a lei, grazie come sempre. Che ne pensa di questa idea di Gassman, di insomma i romani si puliscano le strade da soli? Che ci sia una partecipazione attiva da parte dei cittadini alla vita della città è un po' il criterio stesso con il quale si muove il Movimento 5 Stelle, però a fronte di un rispetto che sia quello di non gettare la carta in terra, che sia quello di, come ho fatto io, che sono purtroppo una fumatrice, comprare un posacenere da borsa per sì, evitare le sicche. È anche vero che noi paghiamo delle tasse salatissime per quello che riguarda l'AMA e per quello che riguarda la pulizia, e credo che la pulizia della città sia comunque responsabilità dell'amministrazione. Quindi mi sta bene che ognuno faccia la nostra piccola parte, ma fondamentalmente l'amministrazione deve fare il suo e deve pulire questa città. Ma sa che ormai siamo arrivati a dei livelli che io temo che non sia più una disorganizzazione, ma sia un disegno. Mi chiedo, Taverna, se noi domani andiamo insieme con Gassman a pulire una strada, poi dove andiamo a buttare i rifiuti, che i cassonetti sono tutti pieni? A parte quello, ma perché se sembra che qualche cittadino può gestire le discariche? Non sono abbastanza le situazioni incredibili che vediamo, che mettono i cestini della differenziata e poi lasciano l'umido per 4 giorni a 42 gradi in mezzo alla strada. C'è un odore nauseabondo, ma poi Roma è veramente sporca, ripeto, non è più un disservizio, ma questo è un disegno. Appunto, stava dicendo, questo è un disegno. Questo è un disegno di chi? Per cosa? Per arrivare a cosa? Per privatizzare i servizi, per privatizzare compresa l'ATAC. C'è quel filmato che sta diventando virale di quel ragazzo assolutamente ammirevole che ha denunciato fortemente quello che accade nell'ATAC, dicendo che 70 dirigenti guadagnano quanto 1000 autisti, che su 12.000 dipendenti meno della metà è sui mezzi pubblici, ma ci vuole un genio per capire che così ovviamente un servizio collassa. Poi ci vengono a raccontare che bisogna privatizzare perché altrimenti non si riesce. Ha detto bene, quando si privatizza la corsa che alle 3 di notte carica 2 persone che escono da lavoro sarà soppressa. Io sono convinta che queste persone vogliono portare la città al collasso per privatizzare, svendere gli ultimi servizi. Devono lasciare veramente il comando a chi ha voglia e ama questa città, e io per prima ne ho vergogna. Ieri io ero in centro, sì, a un bambino è caduto un gelato, ha girato quasi 5 minuti per cercare un secchio della Mondezza, dopodiché è entrato in un locale e ha chiesto di poterlo gettare all'interno del locale. Non c'è un cestino della Mondezza per Roma che sia degno di chiamarsi tale. Sono tutti stracarichi, ma perché? Ma veramente non c'è gente pagata per fare questo lavoro? Ma non prendiamoci in giro. 1,6 miliardi di debito l'ATAC, ma come li ha fatti? Ma perché non rimettono il bigliettaio? Ma che ci vuole a capire che 2 persone su una vettura garantiscono sicurezza e garantiscono legalità? Cosa ci vuole? Dovevano far mangiare quelli delle macchinette, quelle delle obliteratrici, ve le ricordate? Come se no? Su un autobus ce ne sono 4 di obliteratrici, ma non c'è nessuno che fa il biglietto. Ma io non ci credo più che questa sia disorganizzazione, che questa sia crisi. Questa è una volontà di distruggere tutto in maniera tale che poi si spartiranno le ultime briciole e non avremo più possibilità di tornare indietro, perché quando te lo compra il privato il servizio poi hai finito, eh? Cioè, non è che lo dico. Secondo lei Gassman ha fatto un po' un assist a Marino, che ha colto subito, poi ovviamente ringraziando sia il buon Alessandro che i cittadini pronti a darsi da fare. Ma io credo che Gassman abbia espresso quello che è un pochino il desiderio di tutti, cioè di rivedere Roma per come ce la ricordiamo. Non credo che volesse essere un assist per nessun politico. Io per prima, quando abbiamo fatto l'evento, se lo ricorda, Roma 5 Stelle, sì, Circo Massimo, no, andammo noi a pulire perché ci sembrava doveroso, come ho fatto mille iniziative per le quali ho pulito spiagge, abbiamo sistemato aiuole, e lo faccio volentieri.
però mi aspetto che l'amministrazione faccia il suo, non posso io sostituirmi all'amministrazione, non è giusto, pago le tasse, voglio che i soldi che io do per il pubblico siano investiti per servizi e non capisco perché mi devo sostituire allo Stato, lo Stato faccia la sua parte e noi facciamo la nostra. No, non credo che sia stato un atto, credo che sia solamente voglia di cambiare. Allora è un po' Marino, è un po' Marino che se ne è approfittato e se l'è preso come tale, che subito. Insomma. Ma a Marino non gli sembra vero come gli danno un minimo di ossigeno, di dare due boccate. Ormai è una persona che veramente sta con la cannuccia sotto 3 metri d'acqua e diciamo acqua per essere gentili, perché stamattina sono assolutamente educata, fra un po' vado in affari costituzionali a parlare della riforma, quindi manteniamo toni la calma, certo, aplomb. Che ne pensa delle dichiarazioni della scozzese, ormai ex assessore del Comune di Roma, che ha detto ci sono ancora troppi affidamenti diretti? Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto, cioè lo dice una della giunta e lo dice, e dice anche che questo tipo di situazione non è cambiata e che non gli permette più di lavorare, ma adesso ci sarà il rimpasto, adesso ci saranno i finti 3 municipi commissariati, tutto questo perché non vogliono mandare Roma a votare, perché significherebbe veramente permettere al 5 Stelle di prendere il Comune di Roma, e lo sanno tutti, perché noi lo sentiamo che l'aria sta cambiando, che la gente non si fa più prendere in giro, e questi hanno una paura incredibile di veder cambiare le cose. Perché vogliono, secondo lei, rimangano così? Ma per questo è il motivo per cui Marino, secondo lei, non si dimette? Perché insomma non sembra, certo, tanto apprezzato anche da Renzi, questa potrebbe essere magari una paura di Renzi più che di Marino. Ma no, secondo me più che altro stanno facendo un giochetto come quello con Crocetta, così davano una bella stretta alle intercettazioni, no? Io ormai non mi fido più di nessuno, perdonatemi, ma è una sensazione assolutamente devastante quella di guardarsi intorno e di non potersi fidare più di nessuno, delle dichiarazioni dei giornali, delle dichiarazioni dei politici, degli intenti, delle affermazioni di un premier, cioè qui ti guardi intorno e pensi veramente soli contro tutti. Questa è la sensazione che abbiamo noi del movimento, fortunatamente siamo supportati da una cittadinanza che secondo me si sta svegliando, io lo dico grazie a una radio che su Roma è assolutamente presente e fa un ottimo servizio, è vero, quando c'è un disservizio non vi fermate a guardare l'autista che porta il mezzo, cominciate a pensare che dietro a quell'autista c'è un manager che ha permesso che quel disservizio accadesse, perché poi ognuno di noi fa la sua parte e chi è deputato ad amministrare o a organizzare dovrebbe saper organizzare, se non funziona più nulla non è tanto per chi fa il proprio mestiere ma per chi non organizza più affinché quel mestiere venga svolto, quindi veramente a partire da Roma riprendiamoci una città che sta morendo, io vedo i stranieri con che occhi la guardano, la guardo io con i loro occhi e un po' di io mi vergogno. La settimana scorsa hanno trovato anche il Colosseo chiuso per 3 ore per un'assemblea sindacale. Non parliamo di Pompei, di Pompei, vedete che non è possibile. Quali erano le richieste delle persone che erano in sciopero? Io non so più neanche quali sono le richieste di chi sciopera nell'ATAC, non lo so. Qualcuno di voi ha letto un articolo sulla quale vengono evidenziate quelle che sono le contrattazioni per il rinnovo del contratto? No, non si capisce più nulla, si sa solo che a un certo punto interrompono il servizio, che tu stai fermo alla metropolitana, la metropolitana neanche una metro che viaggia con le porte aperte, ma il terzo mondo è un po' più avanti di noi, un pochino più avanti di noi. Io sono allibita questi giorni e ripeto, per me ormai non è più un disservizio ma è un disegno. Costruito. Sì. Per privatizzare tutto. Del resto, gli stessi rappresentanti del Partito Democratico e dell'amministrazione dicono i cittadini comunque ti giudicano da quanto va veloce l'autobus, noi arriveremo anche alla fase 2, ma stiamo facendo dei cambiamenti in realtà che erano necessari e che sono alla base e poi dopo porteranno anche risultati. C'è bisogno di tempo. Qual è la fase 1, scusi? Arrivano alla fase 2, ma la fase 1 qual è stata? Ad esempio si parla, per quello che riguarda i rifiuti, della chiusura di Malagrotta, che è una delle cose, insomma, che Marino... Ma per cortesia, ma è tanto se non c'era Vignaroli, Malagrotta era lì con Cerroni e con tutti i papponi che ci hanno mangiato sopra, facendo un disastro. Io vedete, queste persone hanno mentito, continuano a mentire, ma ormai le bugie non stanno più in piedi. Cioè non stanno più in piedi, cosa vogliono dire adesso che hanno chiuso Malagrotta e dove la stanno portando, dove li stanno portando i rifiuti e fanno la differenziata? Siamo certi di questo?
abbiamo possibilità di verificare, abbiamo visto quanto è aumentato la percentuale di differenziata a Roma. Ma dove? Perché abbiamo cumuli di immondezza sotto tutti i ponti. La Terra dei Fuochi si è trasferita qui, alle porte delle periferie romane. Sotto ogni ponte che va verso Porta di Nona ci sono cumuli di immondezza. Io non li voglio più ascoltare e spero che la gente impari a vedere e a rendersi conto con i propri occhi e a smettere di ascoltare fandonie che vengono proclamate su tutti i social network, su tutte le televisioni, perché di questo si tratta, di questo si tratta. Adesso togliamo le tasse, sì, è vero, poi 200 euro sui condizionatori, ha fatto finta di metterli, taglia la sanità, ha fatto finta di farli. No, non ci siamo, e per favore non credete più a quello che vi dicono, guardate e vi rendete conto da solo che vi stanno mentendo. Ma quindi è un giochino, secondo lei, anche il fatto che Renzi andrà alla festa dell'unità e che Marino ha detto non vado perché non è il caso, è tutto un gioco delle parti tra loro due, secondo lei? Io sì, ne sono straconvinta, anche perché cosa devono ancora permettere che accada, perché questo comune, perché Marino abbia la dignità di lasciare, cosa deve accadere, perché questo uomo ha così poca dignità di dire basta, io non mi presto più, cioè adesso fai un impastone, se ne sono andati tutti dalla sua giunta, quelli che non se ne sono andati se li hanno arrestati. Cioè, ma veramente poi una persona si deve comunque svegliare la mattina e guardarsi allo specchio e uscire da un ruolo e tornare ad essere un essere umano? Ma con che faccia si guarda? Ma a Roma non lo tollera più nessuno, è una barzelletta, è presa in giro. Ma io non fossi altro, proprio per dignità, non so quanti anni ha, 50 anni, hai fatto la tua carriera, sei un medico, sei stato un senatore, sei stato sindaco di Roma, basta, ma sputtanali tu per primo. Ma digli, ecco, tieni, ve la riconsegno. Come sputtana? La riconsegno ai cittadini. Sì, li dovrebbe sputtanare lui per primo. Questi finti giochetti di un Renzi che dice sì, che Marino e Crocetta o stanno lì e sappiano amministrare oppure se ne vadano. Cioè, ma sono... Cosa vuol dire? Cioè, questo qui è un discorso che si fa dal partito di maggioranza, da un amministratore che è in mano la capitale di Roma. O lo metti seduto a tavolino e ti fa dire quello che è il suo programma e lo fai dire ai cittadini e fai decidere ai cittadini se va bene o meno, oppure hai il coraggio di destituirlo, oppure veramente stai zitto, cosa vai a fare? Hai fatto lo spottino, hai fatto l'hashtag, hai fatto il tweet, noi stiamo campando di tweet, cioè questo paese è amministrato a tweet, Alfano, ministro degli interni che fa il twittino per dire, ma come lo ricordo l'ultima stupidaggine che ha detto, ma lo vedeste con che velocità si susseguono le notizie, gli arresti, ormai nulla fa più scandalo, ormai è tutto normale. Governati ormai a colpi di tweet, questo è un titolo che è anche un po' molto emblematico per fotografare la situazione, no? Signori, io purtroppo vi devo lasciare perché mi aspettano in commissione sì, affari costituzionali, lo sappiamo. Intervenire. Perdonatemi. Un saluto, Taverna. Grazie mille, nostro, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Di nuovo a voi spettatori.